sono la presidente dell'associazione Parte Civile, che è l'associazione che ha voluto organizzare questa iniziativa. Per chi non ci conosce, siamo un'associazione che è nata in forma spontanea dal movimento di protesta che è nato in reazione a quello che è stato subito dal sindaco Ignazio Marino, nel senso, noi siamo nati da come sito web tentando di reagire a quello che già si intravedeva come un meccanismo antidemocratico che si era innestato già dai primi momenti dell'amministrazione Marino, che abbiamo cominciato a fare informazioni tramite web. Siamo usciti in piazza ad ottobre, quando purtroppo abbiamo assistito a uno scempio della democrazia, quello che secondo noi è stato veramente un attacco al sistema democratico, che ha portato i consiglieri alle dimissioni da un notaio pur di mandare a casa il sindaco scelto dai cittadini. Ci siamo formati con un'associazione e continuiamo a sostenere i valori dell'amministrazione Marino, e lo continueremo a fare anche nel prossimo futuro. Chi vuole avere più informazioni, tutti noi comunque fuori c'è un banchetto e può sia avere informazioni, lasciarci i dati dove saremo informati delle iniziative. L'associazione ha poi gruppi locali che lavorano su Ostia. Marco De Lindemann è il referente di questo gruppo e lo ringrazio, perché è stato lui che ha organizzato questa iniziativa. L'iniziativa è particolarmente importante perché Ostia ha un valore particolarmente simbolico per le battaglie del sindaco Ignazio Marino. Con noi abbiamo avuto il piacere anche di avere Federica Angeli, una giornalista coraggiosissima, il sindaco delle battaglie di questo territorio. Quindi ora in realtà lascerò la parola a loro. Per questo dialogo su questo territorio sicuramente potranno spiegare un po' di cose. Al termine potrete fare delle domande. Sono veramente molto contenta, mi sento un po' la padrona di casa, abitando qui a Ostia, di avere Ignazio Marino. È inutile che facciamo finta di darci del lei, tanto ci siamo del tutto qua, perché insomma le finzioni a noi non piacciono, quindi no? Iniziamo col massimo della trasparenza come sempre. Cosa vuole essere questo pomeriggio, questo tempo insieme a voi? Avevamo pensato di fare un percorso, sempre sul filo naturalmente della legalità, confrontandoci con questo bellissimo libro di Ignazio Marino, Marziano a Roma, che racconta appunto di questa figura a tratti, senza tratti, comunque abbastanza scomoda, e di quello che è stato il suo percorso. E io comincerei proprio da Ostia questa nostra discussione. E mi piace partire però soft, per poi arrivare diciamo in un crescendo alla parte hard di questo dibattito, e voglio ricordare qui le prime due episodi di incontro che ho avuto con Ignazio Marino quando era ancora sindaco. Il primo è quando lui mi convocò a Campidoglio tramite il suo staff dopo l'ennesima minaccia di morte che avevo ricevuto, nella fattispecie era stata rivolta ai miei figli. Lui mi fece chiamare e, oltre insomma, a esprimermi solidarietà anche a livello pubblico, perché spesso magari uno dice sì, solidarietà, siamo vicini, e poi dopo, il minuto dopo si è già dimenticato. No, lui mi volle incontrare, mi chiamò a Campidoglio e mi disse: ti prego di illuminarmi, perché c'è qualcosa che su Ostia non mi torna, ma non naturalmente per quel che concerneva la criminalità organizzata di cui avevo scritto nelle inchieste e che ben conosceva Ignazio Marino. Voleva capire cosa succedeva a livello politico in questo territorio. Questa è stata sempre una caratteristica di Ignazio Marino, cercare di capire le cose. Ed è soltanto attraverso la conoscenza di un fenomeno che lo si può contrastare oppure si può far finta di non vederlo. Il secondo incontro è avvenuto, mi ha lasciato umanamente veramente qualcosa nel cuore, è stato proprio qui vicino quando Ignazio Marino
ha iniziato la sua battaglia a Chioggia con quelle che poi sono state ribattezzate le ruspe della legalità. Un lavoro importante che, vi assicuro, da cittadina e da cronista, non era mai stato fatto su questo territorio, ovvero prendere di petto un potere forte che è quello dei balneari. Ci tengo a precisare, a scanso di qualsiasi equivoco, che naturalmente non è che se uno dice i balneari significa tutti i balneari, significa una forte rappresentanza dei balneari che qui hanno sempre dettato legge, e io nei miei articoli ho più volte chiamato i padroni del mare. E come affronta Marino questa guerra? Senza sedersi a nessun tavolo, prende una persona preparata e capace come Alfonso Sabella, perché ricordiamo che se anche adesso lo hanno fatto loro altre personaggi politici, questa è stata una delle tante scelte di Ignazio, mettere un magistrato quando ancora, cioè far buttare gli occhi di un magistrato quando ancora non era esplosa la prima ondata di mafia capitale, questo è bene si sappia. E quindi il secondo episodio, quando aprirono un varco e fecero chiudere una cancellata, una cancellata che aveva messo lo stabilimento Schilling della famiglia Balini, uno appunto dei padroni del mare di Ostia, hanno 9 stabilimenti balneari qui sul litorale, una famiglia abbastanza numerosa, e lui si avvicinò a me dopo quel nostro colloquio lunghissimo che mesi prima avevamo avuto in Campidoglio, mi fece una carezza e mi disse: sei contenta? Questo dimostra anche l'umanità, perché lui stava combattendo una battaglia enorme che nessuno mai aveva affrontato prima, e si è preoccupato davanti ai cronisti e tutto di fare una carezza. Mi potrà sembrare una stupidaggine, ma per una persona che vive in una condizione come la mia, per cui sotto scorta, per cui a metà odiata dai cittadini di Ostia perché gli ho scoperchiato una cosa che tutto sommato forse a più di qualcuno andava bene, avere la carezza di un sindaco finalizzata a nulla, perché io sono una turista di vere giudiziarie e non mi occupo quindi di politica, quindi non era successo Giorgini fa un bell'articolo, assolutamente no, perché purtroppo non mi sono potuta occupare anche di politica. E quindi adesso passo la parola, partendo da questi, dal cuore, diciamo, dall'umanità di questo sindaco, entrando nel vivo della sua scelta di Sabella, e se per caso il nostro incontro ti è stato utile per capire quali erano i nemici di questo quartiere di Roma. Innanzitutto, grazie a Emilia che ci ha introdotto, grazie a Federica per queste parole davvero molto, molto belle, e che effettivamente suscitano anche emozione nel ricordare, perché è proprio così come ha raccontato. Io mi ero insediato da pochissimo come sindaco della capitale, certamente conoscevo che all'interno della nostra capitale c'erano municipi che sono delle vere città, è una cosa che spesso viene ignorata anche dalla politica nazionale, no? Si pensa a Roma come una città qualunque, ma una città dove un municipio come Ostia è di fatto una città più grande di Firenze, è una città che affaccia sul mare, è una città che ha un collegamento assolutamente inidoneo rispetto alle necessità di 300.000 persone che poi d'estate diventano quasi 500.000. Ci furono due elementi quasi appunto non certamente agli occhi di Federica, che era ed è un'attenta analista della situazione sociale di questa parte di Roma, ma agli occhi di tanti altri mi fecero apparire un po' come appunto ancora una volta come un marziano, perché a poche settimane dalle elezioni
chiesi appunto di avere questo incontro con Federica Angeli e quasi contemporaneamente fece anche un'intervista, credo che la data sia 13 luglio 2013, comunque nei primi 15 giorni di luglio, su Repubblica TV con un altro giornalista, Bonini, e dissi che secondo me a Roma e in alcune aree, in particolare della nostra città, c'era la mafia, c'era la criminalità organizzata. Guardate, per Federica, che lo soffre con la sua vita personale, per tante persone che lo sperimentano tutti i giorni, sembra un'affermazione ovvia. Ma io voglio solo ricordarvi che quando io lo dissi e poi l'ho anche ripetuto al Comitato dell'Ordine e Sicurezza, che viene convocato dal prefetto della capitale, dall'allora prefetto Pecoraro, mi venne detto che non c'era la criminalità organizzata. Stiamo parlando del 2013, non è che stiamo parlando del 2001, stiamo parlando del 2013, che non c'era la criminalità organizzata, c'erano attività criminali, ma certamente non riconducibili a un'organizzazione di carattere mafioso. E insomma, invece poi abbiamo visto che le cose stavano in maniera molto 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 diversa. Io ringrazio ancora oggi Federica per quell'incontro, che certamente è stato stimolato dal fatto che volevo esprimere a una giovane donna che con la determinazione e il coraggio che spesso, bisogna dirlo, molte donne hanno di più di tanti uomini, stava affrontando una battaglia che non è sua, è una battaglia della nostra città, è una battaglia di centinaia e centinaia di persone che vivono in una città che è la capitale del nostro paese. L'altro aspetto che mi aveva molto colpito, soprattutto durante la campagna elettorale e poi nei primi mesi da sindaco, è vedere tanti esercizi commerciali improvvisamente cambiare destinazione d'uso, vedere antiche cartolerie, vedere negozi, drogherie, fruttivendoli, soprattutto in altre parti della nostra città, e diventare luoghi che ospitano slot machine e altre attività che fanno pensare, insomma, a un tessuto urbano che diventa anche tessuto per riciclare il denaro sporco. E così, perché poi, e questo lo voglio dire, io non sono assolutamente una persona che vive di risentimenti o di ricordi negativi, anzi semmai ho una memoria selettiva, lo dico ridendo di me stesso, perché dopo un po' mi ricordo solo le cose positive, non mi ricordo mai le cose negative. E, però oggi sembra, no, quando vengono raccontate le vicende, che improvvisamente ci fu una svolta a Ostia, ma io quella storia la voglio raccontare, la racconto anche nel libro. Quella storia nacque dal fatto che avendo coltivato in anni un'amicizia personale, oltre che un rispetto per una persona che tutti voi conoscete, che è Giancarlo Caselli, io chiamai Giancarlo Caselli, chiesi di incontrarlo e dissi: guarda che io credo, lo so che faccio una domanda strana, perché una città di che tipo di assessorati ha bisogno? Ha bisogno di assessorato sicuramente ai trasporti, sicuramente ha bisogno dell'assessorato alla scuola, sicuramente ha bisogno dell'assessorato all'ambiente, e un assessorato invece alla legalità è certamente qualcosa che anche auspicabilmente non dovrebbe esistere in una giunta. Ma io dissi: guarda, io credo che ho proprio bisogno, perché di qualcuno che abbia quelle capacità anche di cogliere i segnali che vengono da un territorio così vasto con l'occhio proprio di un cacciatore di mafiosi, insomma. E
manco a dirlo, Giancarlo Caselli mi parlò molto bene di Alfonso Sabella, che lo aveva accompagnato nelle indagini durante gli anni di Giancarlo Caselli a Palermo, e aveva con le sue indagini era arrivato, tra l'altro, una persona di grande umanità. Io spero che non se la prenda se racconto una delle cose che mi disse, che mi commossero quando con il mio metodo tanto criticato dello studiare che Federica ha ricordato e del guardare i curricula, io non solo studiai il curriculum dopo le parole di un grande magistrato come Caselli, di Alfonso Sabella, ma lo incontrai prima di prendere la decisione finale per 3 volte. Abbiamo avuto dei lunghi colloqui e mi disse, appunto, mi raccontò con emozione a distanza di anni che in una serie di procedure investigative avevano deciso la data in cui tentare di fare l'irruzione nel luogo dove si nascondeva un criminale della portata di Brusca in un giorno, ora io non ricordo se era un giovedì o un venerdì, e quel bambino che poi venne sciolto nell'acido, quell'episodio accadde proprio 24 ore prima, e vedere un magistrato, insomma, che fa un lavoro così duro, che si emoziona dicendo se magari fossi stato meno pignolo, avessi cercato meno in dettagli e fossi arrivato anche a rischio di fallire un giorno prima, forse salvavo un bambino. Insomma, mi è sembrata la persona giusta per anche come spirito, come personalità, per essere nella nostra giunta e poter assieme a noi cercare di cambiare questa. E subito Alfonso, con tante altre persone, e anche tanti altri, bisogna dirlo, funzionari del comune di questa parte della città e di altre parti della città, si parla spesso, e io qui Federica lo voglio dire sempre, se si parla dei dipendenti del comune di solito se ne parla male, no? Io non credo che dimenticherò mai una funzionaria del comune che ha assistito Alfonso Sabella in tutti i mesi, che si chiama dottoressa Graziano, che lavorando fino a tardi qui nel municipio di Ostia si è allontanata per andare a raggiungere la sua automobile e ha subito un concreto tentativo di violenza sessuale, dalla quale si è liberata veramente con un contrasto fisico con il suo aggressore. Io l'ho chiamata un paio di giorni dopo per poter incontrare e parlare a lungo, mi sono trovato di fronte a una donna solida e coraggiosa, ma soprattutto sono rimasto colpito che una settimana dopo, in una condizione che poteva perfettamente chiedere un periodo di assenza dal lavoro, lei di nuovo stava qui a Ostia fino a sera tardi per cercare di cambiare questa parte della città. Bene, queste sono le persone che servono per cambiare veramente una città e cambiare anche una parte con tante criticità come Ostia. E poi ci sono altri due episodi che Federica ha ricordato, quello dell'apertura dei varchi, perché, ragazzi, è inutile che adesso in una campagna elettorale tutti dicono abbattiamo il lungomuro, apriamo i varchi, la spiaggia deve essere l'accesso ad essere a tutti, ma perché la spiaggia appartiene a un'epoca geologica recente, cioè nel senso che prima non c'era il mare a Ostia, prima del 2013, non mi pare che sia così. La spiaggia c'era negli anni 2000, c'era negli anni 90, c'era negli anni 80, quando c'erano altri sindaci, altre amministrazioni, e io davvero non è che... Ma quando c'è stata l'amministrazione degli anni 80, quando ci sono state le amministrazioni Rutelli, quando ci sono state le amministrazioni Veltroni, quando c'è stata l'amministrazione Alemanno, dei
io non ho mai sentito o ascoltato o visto azioni decise di apertura dei varchi o di azioni decise contro l'abusivismo dei cosiddetti chioschi che da 15, 20, 30 metri quadrati in alcuni casi Alfonso Sabella ci ha fatto vedere quello che Federica documentava sul giornale e cioè di estensioni di 600-700 metri quadrati. Ecco, queste sono cose concrete che sono state fatte. Molti di noi oltre Federica hanno avuto minacce e certamente è dovuto al fatto della determinazione nell'andare avanti. E guardate qui non voglio parlare in maniera negativa, visto che ho appena parlato in maniera positiva di funzionari del comune, però non è così facile, perché pensate un giorno che con Federica, con Alfonso eravamo qui nella piazza principale, insomma, di questo bellissimo municipio che si affaccia sul mare, sfilarono accanto a noi con aria di sfida, ecco, diciamo con aria di sfida, delle persone perché il comune, che aveva ormai quasi completato, anche questa è una cosa che va detta con chiarezza, il database di tutti gli immobili che appartengono al comune, si era accorto che alcuni appartamenti erano nelle mani di persone che non avevano assolutamente diritto, addirittura alcuni nelle mani di persone che direttamente o indirettamente erano coinvolte in indagini di mafia. Quindi abbiamo ripreso le chiavi di un immobile che era utilizzato da alcuni credo dagli anni 90, dagli anni 90, come è dato dal comune, un bene nostro come palestra, e pochi giorni dopo è accaduto che un funzionario, io rido ma non c'è proprio niente da ridere, del comune ha restituito le chiavi a chi ci stava dentro da tanti anni, e l'assessore si sentì anche dire che immediatamente non si poteva fare nulla perché non c'erano i soldi per mandare il fabbro a cambiare a cambiare la serratura. Capite che se questo è il tipo di resistenza che si trova, cioè io non penso che viviamo in un mondo di scemi, no? Viviamo in un mondo dove probabilmente queste resistenze hanno delle motivazioni e nascono in alcuni casi da paura, in alcuni casi da minaccia, in alcuni casi dal volersi semplicemente voltare dall'altra parte, e forse in altri casi invece da connivenza con delle situazioni che sono di fatto delle situazioni criminali. Quindi io credo che il concentrarsi non solo su Roma, ma anche mettere a fuoco sotto la lente di ingrandimento delle aree specifiche come quelle di Ostia sia molto molto importante. Anche in questa campagna elettorale, certo che non si vota perché è commissariata, e il prefetto che sta continuando, e questo è molto importante, il lavoro che abbiamo iniziato con la nostra amministrazione, però dal momento che chi sarà la sindaca o il sindaco dal 20 di giugno 2016 dovrà poi negli anni successivi del suo mandato, perché auspicabilmente speriamo che non ci siano nuovi studi notarili, occuparsi anche di Ostia, sarebbe anche il caso di sapere dai candidati di che cosa vogliono fare veramente in un territorio come questo. Se ad esempio la questione del muro, la questione dell'accesso al mare sono questioni che li riguardano oppure che non li riguardano, e qui abbiamo bisogno anche di affermazioni forti, perché per esempio
una candidata certamente non ha nessuna responsabilità, l'altro candidato era il capo di gabinetto del sindaco Rutelli negli anni 90. Noi non chiediamo niente, chiediamo solo di sapere perché per 10 anni hanno pensato che questo qui non era un problema, e vogliamo sapere se nei prossimi 5 invece è un problema da affrontare oppure no. Vogliamo insomma dei sì o dei no molto chiari. Domanda, il secondo argomento che mi piacerebbe affrontare con te, Ignazio, è la questione della donna. Però vorrei fare una domanda che ovviamente trovate in questo libro. 10 giorni fa io sto seguendo per Repubblica Mafia Capitale, il processo di Mafia Capitale, e c'era l'audizione dell'ex direttore generale di AMA nominato in epoca Levanno. Ed è stata una deposizione veramente molto forte in quell'aula, perché si è toccato proprio questo tema, nel senso che lei ha raccontato, interrogata dalla pubblica accusa, ha raccontato in aula di aver incontrato il sindaco Alemanno e di avergli detto: guarda, se mi fai direttore generale io vorrei una gestione manageriale dell'AMA e non politica. Aveva avuto queste garanzie. In realtà dopo pochi giorni si rende conto immediatamente di come non era questo il proposito della giunta Alemanno, per cui si è trovata addirittura a fare riunioni per del consiglio di amministrazione AMA nella sede di Alleanza Nazionale, del PDL a Piazza Tuscolo. Per cui questo la dice lunga, insomma, se viene convocata addirittura in una sede di un partito per discutere dei problemi, e a un certo punto dice: ma perché lei fa una domanda al pubblico ministero e lei risponde, la risposta che conta più che la domanda, perché naturalmente loro cercano di trovare prove al loro impianto accusatorio, lei risponde a su sollecitazione del PM, dice: guardi, noi avevamo la questione Malagrotta che ci stava scoppiando in mano, e io che lottavo giorno e notte per riportare ordine in quel tunnel delirio che sarebbe poi scoppiato con la discarica di Malagrotta, la preoccupazione del sindaco era di farmi promuovere Andrini, che è insomma lo squadrista, il picchiatore di estrema destra entrato appunto in AMA con l'ondata, con l'infornata delle parentopoli che hanno riguardato sia ATAC che AMA, e la sua preoccupazione era creare un ufficio ad hoc per questo Andrini. Per cui dice: io ero sconvolta, qui c'era un rischio serio, grave su Malagrotta, e quindi dice: ma proviamo a contrastare, a fare qualcosa questo potere anche lì intoccabile. E si è ritrovata messa alla porta. Questa cosa era il terzo blocco della nostra cosa, però intanto vorrei invece capire, che ancora insomma non avesse letto il libro, come tu hai affrontato questa situazione, quanto è pesato sicuramente l'attacco a un potere forte come quello che ora ci illustrerai, e quanto però con la tenacia e la determinazione le cose si possono effettivamente cambiare, e anche a quale prezzo. Via. Ma è evidente che Federica ha toccato un altro tasto importantissimo, e che dimostra anche un aspetto, mette un indice, molto punta un dito molto chiaramente sul modo in cui questa città ha vissuto ed è stata gestita non per 2, 3, 5 anni, ma per decenni. E la questione di Malagrotta va raccontata e riraccontata, perché secondo me è una vicenda esemplare per spiegare ciò che non andava e ciò che doveva essere cambiato nella nostra città. E io lo voglio fare proprio ponendomi per un momento come un osservatore che non ha un'idea propria, anche se ce l'ho e ora la capirete, qual è sulla raccolta e la gestione dei rifiuti. Uno può avere tante idee diverse,
innanzitutto dobbiamo partire da un numero. Roma produce, proprio perché ha una popolazione, ha la più grande popolazione d'Italia, produce un numero di rifiuti che dal punto di vista del volume e del peso è enorme, 5.000 tonnellate al giorno, 1.800.000 tonnellate all'anno. I rifiuti possono quindi essere poi trattati in maniera diversa. È chiaro che se andiamo indietro negli anni 50 o negli anni 60, il modo più tradizionale per trattare i rifiuti era quello di metterli in una grande buca, in una grande discarica. Ma se questo poteva andare bene negli anni 50 o negli anni 60, non importa se noi viviamo vicino alla discarica di Malagrotta o viviamo nel nord-est della città, quindi diametralmente in una posizione diametralmente opposta, importa proprio per il rispetto che ognuno di noi deve avere per il proprio pianeta e perché quello che noi facciamo qui si riflette in tutto il resto del pianeta. Se noi non riutilizziamo la plastica, la carta, il metallo, il vetro, certamente ne soffrirà l'intero pianeta. E questo è un aspetto che voi potete dire: beh, ma qui c'è chi ha un'anima più ambientalista, più sensibile, e chi invece di meno. Ma c'è anche un altro aspetto, che è un aspetto che invece interessa tutti e ci interessa su una cosa molto basic, che è il portafoglio, ed è il fatto che se noi non gestiamo bene i rifiuti diventano un problema e ogni anno dovremo vedere aumentare la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, che è aumentata a Roma costantemente anno dopo anno e continua ad aumentare in tutte le città italiane. Ad esempio, tutti voi riceverete la bolletta per il pagamento della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e quest'anno nel 2016 avrete una sorpresa. C'è stata la diminuzione. Brava. 5 euro. Anche io è poco, è bravo. È poco, sono il 4-5% in meno, ma è il frutto della mia amministrazione, sì. Di un'amministrazione che ha risparmiato in un anno 40 milioni di euro nella gestione dei rifiuti, e pensate che tutte le altre grandi città metropolitane d'Italia quest'anno aumenteranno la tassa per la sua raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Io avevo in mente di arrivare per la fine del 2016 a un'altra riduzione, vediamo poi cosa farà chi governerà, e arrivare almeno al 10%, che diventa una cifra davvero significativa, soprattutto se ci sono città dove invece sta aumentando del 10 o del 15%. L'altro aspetto, pensate, e qui ve lo dico davvero con un racconto anche, se volete, di umiltà, perché non è che me ne sono accorto subito, ma a un certo punto mi sono accorto che non era solo una questione di ambiente, di costi, di discarica, e diciamocelo pure che questa discarica, con tutti i sindaci che ci sono stati dagli anni 60 agli anni all'anno 2013, era gestita da una sola persona. Io nel libro lo racconto con molta chiarezza, è venuto anche da me e con un linguaggio molto diretto mi ha detto: guardi, io le faccio lo stesso discorso che ho fatto a tutti i sindaci, anche a quelli che ce li metteva Andreotti. A me mi stupì questo modo di dire ce li metteva Andreotti, e io l'ho fatto a tutti. Dico: ma proprio a tutti. E lei, sindaco, ha tanti problemi, lasci che di uno, e parla proprio così, della monnezza me ne occupi io, e lei non se ne pentirà. E io gli dissi, e lo racconto nel libro, gli dissi: guardi, non è una questione di antipatia, simpatia, ma è proprio una questione di visione. Sa, io ho l'ambizione di portare Roma e proiettarla nel 2025, nel 2030. E nel 2030 l'Europa ha indicato
che tutti gli inceneritori dovranno essere spenti, quindi anche se noi una quota la portiamo in discarica, una quota la portiamo all'incenerimento, nel 2030 la discarica non ci dovrebbe già essere, perché l'Europa ha detto che doveva essere chiusa nel 2007, noi eravamo in infrazione delle norme europee dal 2007 e gli inceneritori devono essere chiusi nel 2030. Quindi perché non pensare a una città proiettata verso quegli obiettivi? Ma la cosa più grave è che mi sono reso conto dopo, successivamente, questo ha permesso di fare quei risparmi che si riflettono poi nella bolletta dei pagamenti dei singoli cittadini, che pensate, il materiale più prezioso dal punto di vista del riciclo è la carta e il cartone, perché molto rapidamente possono essere rimessi nel ciclo industriale, quindi sono ricchezza, sono soldi. Bene, fino a non quando mi sono insediato io, perché ci ho messo più di un anno e mezzo e la sostituzione del direttore generale dell'AMA e la chiamata di un nuovo direttore generale, ci siamo resi conto che addirittura Roma la carta, la nostra carta, invece di venderla e guadagnarci, avevamo dei contratti con degli imprenditori per cui noi con i nostri soldi gli davamo la carta e in più gli davamo 15 euro a tonnellata e gli dicevamo pure che avevano la libertà di scegliere se la carta poi gli piaceva o non gli piaceva, e se non gli piaceva ce la restituivano a spese nostre e la portavamo nella discarica. Abbiamo fatto una gara nazionale ed europea. In questo momento a Roma la carta viene venduta agli imprenditori a 24 euro a tonnellata, cioè non paghiamo più noi 15 euro a tonnellata, ma riceviamo noi 24 euro a tonnellata. Nello stesso tempo abbiamo reso, non è solo la chiusura di Malagrotta, abbiamo reso efficienti quegli impianti che, pochi purtroppo, perché non sono stati realizzati negli anni, ma che abbiamo, e rendendo efficienti gli impianti, un altro grande impianto privato che stava a Rocca Cencia, nessuno ne ha parlato, nessuno ne ha scritto, non una riga sul giornale, dall'inizio di aprile 2016, quindi da poche settimane fa, è chiuso, è il trito vagliatore di Rocca Cencia. Sapete, anche lì, di proprietà di una società dell'avvocato Cerroni, noi portavamo 1.000 tonnellate al giorno a un costo di 175, un costo nostro che lo pagavamo noi, Roma, di 175 euro a tonnellata. Fatevi un conto quanto davamo solo per quell'impianto al giorno: 175.000 euro al giorno. Soldi che adesso, rendendo efficienti i nostri impianti pubblici, perché non è che abbiamo costruito nuovi impianti pubblici, anche se io avrei voluto poi andare in quella direzione, possiamo risparmiare semplicemente appunto aumentando l'efficienza di quello che c'è. Io credo che insomma abbiamo davvero fatto dei cambi epocali, e su questo dobbiamo essere, al di là di come poi sono andate le cose per me personalmente o per la mia giunta, dobbiamo essere soddisfatti, perché Malagrotta non la potrà più certamente riaprire nessuno, anche se nel momento in cui io sono andato via, proprio quell'ingegnere che ha fatto tutti i cambi, che ci ha permesso di chiudere il trito vagliatore, che ci stava permettendo di chiudere l'impianto che sta sulla via Salaria e che tanto fastidio crea in un'altra area della città per gli odori che ci sono, il commissario del governo ha pensato bene di rimuoverlo e quindi AMA dal più o meno marzo del 2016 non ha più direttore generale. Cioè voi immaginatevi un grande ospedale, una grande banca che per due o tre mesi, adesso chissà quanti, dipenderà dalla nuova amministrazione, non hanno un direttore generale che si occupa quotidianamente di verificare tutto quello che accade. Insomma, io credo, e poi se io fossi un investigatore, ma non lo sono, andrei a vedere per quale motivo per anni e anni
è stato detto che la differenziata non conveniva, e conveniva invece portare tutto in discarica. È solo un caso? È solo un calcolo fatto male da qualcuno? O come mai la differenziata, che dovrebbe portare soldi alla città, era considerata da tutte le amministrazioni precedenti antieconomica rispetto alla discarica e quindi si teneva aperta la discarica? Io di mestiere sono stato formato per fare il chirurgo, se fossi stato fermato per fare un investigatore lo troverei un argomento interessante, perché per tanti anni, quando si affrontava l'argomento facciamo la differenziata, arrivavano sui tavoli dei sindaci e delle giunte dei conti che dimostravano che la differenziata non conveniva economicamente. Ma è possibile che solo a Roma non convenisse economicamente e in tutto il resto del mondo invece, come non so, a San Francisco riempiono containers di plastica, di vetro, di metallo e li mandano, purtroppo per il mondo occidentale, in Cina, dove vengono utilizzati come materia base per tutto quello che poi noi utilizziamo tutti i giorni. Possibile che invece a Roma la vendita di questi materiali non fosse antieconomica, mentre era più economico mantenere aperta la discarica di Malagrotta. Ecco, io queste domande me le farei se fossi di mestiere un investigatore. Se fossi di mestiere il prossimo sindaco, guarderei questi conti con una certa attenzione. I due argomenti che abbiamo toccato, stiamo capendo che quindi, se si vuole, si può in qualche maniera cambiare o iniziare una sorta di cambiamento. Passerei ora al terzo argomento importante che tu sempre trovate in questo libro e che tu nel tuo mandato sei riuscito in qualche maniera a fare, e ci spiegherai se anche a portare a termine oppure no. Passiamo quindi dall'abuso edilizio sulla Remile a un discorso, perché mi preme farti questa domanda, cioè un discorso urbanistico. La cementificazione, un altro potere forte, i padroni del cemento di Roma, che tu comunque sei andato senza guardare in faccia a nessuno a toccare. Perché mi preme questo discorso? Perché molto spesso le persone non capiscono quanto da queste battaglie, che sono comunque battaglie sulla legalità, contro l'illegalità, che ormai sembra essere consolidata, ormai sembra essere regola. E allora la lotta per la legalità non è solo scrivere articoli, che pure magari sarà importante, o il lavoro delle forze dell'ordine contro la mafia, contro quelli che sparano, contro quelli che spacciano. C'è un altro livello che è di illegalità, che naturalmente non sta a me definire mafioso, naturalmente, che però fa male alla città e quindi consuma una città. Ci racconti per favore sul piano urbanistico quello che è stato possibile fare? Certamente l'urbanistica è una delle aree centrali, assieme a quella dei trasporti, nella visione di una città presente e nella visione di una città futura. Io penso che sarebbe molto bello se Parte Civile o Federica o qualcuno, insomma, un giorno organizzasse un incontro chiedendo al professor Giovanni Caudo di fare quella stessa, a tanti di voi, quella stessa lezione bellissima, affascinante, che fece a me quando ero candidato per la posizione di sindaco della capitale nella primavera del 2013. Lui mi portò una grandissima mappa di Roma a casa e mi fece vedere come si era sviluppata la città negli ultimi 40-50 anni. E di fatto si capiva bene, guardando la mappa e guardando gli insediamenti urbani che si erano creati e come si era espansa la città,
che non c'era un pensiero, non c'era una visione dietro il disegno della città. Era come se avessi buttato dei bussolotti su una carta di Roma e avessi costruito dove si erano fermati i bussolotti. In realtà non era proprio andata così, era andata in un modo diverso, cioè si era costruito dove qualcuno possedeva i terreni, i consigli comunali che si erano succeduti, chi più chi meno nel tempo trasformavano quelle aree dell'agro romano da aree appunto agricole in aree edificabili, permettendo già una grande ricchezza, perché se io mi trovo un'area agricola che vale un euro e il consiglio comunale me la trasforma in edificabile e quindi il giorno dopo mi trovo con 10 euro invece che un euro, quindi mi posso presentare a una banca, chiedere i soldi per iniziare a costruire e evidentemente il rischio di impresa, capite che lì diventa quasi inesistente, perché la ricchezza è stata creata da un atto amministrativo, non da un rischio di un imprenditore. Ma al di là di questo, chi ha l'onore e il compito, perché eletto dai cittadini, di pensare a una città, deve anche avere anche lì, non solo nei rifiuti, non solo in, come la chiama l'avvocato Cerroni, la monnezza, ma anche nella visione di dove devono essere gli edifici, come devono vivere le persone, come si muovono, se hanno o non hanno un asilo nido vicino a casa propria. E così noi abbiamo voluto portare a Roma una visione diversa, una visione che non è originale, non è che dipende dal professor Caudo e dai suoi brillanti studi o da me, dipende da quello che tante città nel pianeta stanno facendo, cioè invece di espandersi, perché l'espansione significa poi che se tu ti allontani sempre di più dal centro della città, devi avere mezzi, devi avere scuole, devi avere asili nido, devi avere centri commerciali dove poter fare la spesa e poi se ti devi spostare perché lavori magari nella parte più centrale della città, la tua vita diventa sempre più complicata perché la passi per molte ore al giorno o in macchina o in moto o sui mezzi pubblici. E quindi abbiamo pensato di andare nella direzione, ripeto, non originale, ma che stanno seguendo tantissime grandi città del mondo: Dublino, Londra, Parigi, New York, di consolidare la città. E noi abbiamo un'esperienza qui, ad esempio c'è l'ex Vittorio Emanuele, no? Questo edificio straordinario, di fatto in stato di abbandono e che ha una cubatura immensa. Nel centro della città abbiamo tantissime caserme. In un'area bellissima vicino a Testaccio abbiamo la fabbrica della Miralanza, io lo ripeto sempre, che ha chiuso nel mio anno di nascita, nel 1955, ed è lì con una cubatura immensa, in un angolo meraviglioso su un'ansa del Tevere, dove chi va in bicicletta la può vedere. Allora è quella l'idea di una città che ricostruisce l'abbandonato, lo costruisce nei luoghi dove ci sono mezzi pubblici, metropolitana, trasporti urbani, scuole, chiese, insomma dove si può. E invece noi ci siamo trovati con un piano regolatore approvato, fu uno degli ultimi, diciamo, atti della giunta Veltroni, poi confermato dalla giunta Alemanno, e inizialmente il primo mese di governo della città, molti di voi l'hanno visto, qui non si può proiettare, ma insomma io faccio vedere solo un'immagine che ha tantissimi puntini rossi. Tutti i puntini rossi sono 160 nuovi insediamenti urbani, e guardate dove li volevano fare, in una sola giunta li abbiamo cancellati tutti. È chiaro che se tu cancelli 160 nuovi insediamenti urbani, qualche disappunto, diciamo, in una città che ha due giornali, che sono i cui proprietari
hanno almeno in parte fatto la propria fortuna personale sull'edilizia, insomma qualche dispiacere come quello che... Chi di voi ha comprato il libro, nel libro è in bianco e nero, ma i puntini si vedono lo stesso. Ma voi immaginate, se guardate in alto alla vostra sinistra, cioè quegli insediamenti urbani nel nord-ovest della nostra città, a chilometri al di fuori del raccordo anulare, ma quelle persone poi a Roma come ci andavano? Ma la cosa più impressionante, che quasi fa cadere nel, non lo so, nello sbigottimento, e tutti i puntini rossi che sono nuovi, dovevano essere nuovi condomini intorno alla discarica di Malagrotta. Ma ragazzi, cioè, voglio dire, ma intorno alla discarica di Malagrotta, cioè con l'affaccio su Malagrotta, questo però porta, Federica, a un altro argomento importante, perché uno degli elementi anche di conflitto con il capo del governo, che certamente ha ascoltato, questo sta negli atti, nei documenti che sono stati presentati per Roma 2024, ha ascoltato le opinioni di Giovanni Malagò e di Luigi Cordero di Montezemolo, e dove eventualmente costruire il villaggio olimpico. E dov'è che hanno qui il villaggio olimpico? Viene costruito qua, fuori da, nel piano, fuori da raccordo anulare, fuori da ogni connessione con la metropolitana o con il treno, su terreni che sono di proprietà di qualcuno che ha un nome e un cognome. E la cosa più importante in ogni riunione che abbiamo fatto nel libro, la racconto molto bene, non era gli aspetti sportivi o quello che dovevamo fare per essere competitivi con città come Parigi, ma dove si faceva il villaggio olimpico. Ebbene, io non è che sono contro le Olimpiadi, però penso che questa città debba deciderlo la città, se avere le Olimpiadi e se averle, dove costruire un villaggio olimpico e con quale criterio, perché dal 1992 ci sono città che hanno avuto un grande vantaggio dalle Olimpiadi, come Barcellona e Londra, e ci sono città che sono finite in bancarotta per le Olimpiadi, come Atene. E allora, la cosa che va detta, no? È inutile dire io sto con il villaggio lì, io sto con l'Olimpia, io sto con l'Olimpia, io sto con chi mi spiega come le vuole fare o come non le vuole fare, perché non è che Atene è andata in bancarotta perché è sfortunata e Barcellona ha invece già ne ha avuto un grande ritorno e Londra pure perché sono fortunati. Non è così, è perché si è pensato che le Olimpiadi devono essere soprattutto un'opportunità per la città che ospita, e sono certamente importanti le Olimpiadi che mettono al centro una città e un paese dell'attenzione mondiale, ma è importante il lascito, ma lo dice lo stesso Comitato Olimpico Internazionale, che adesso è orientato a giudicare sull'ascito che il villaggio olimpico dà a una città. E noi avevamo pensato a un villaggio olimpico che non consumava nuovo agro romano, che stava sul Tevere, in quel triangolo ideale dal Foro Italico, via Salaria, via Flaminia, che si chiude con il raccordo anulare, dove c'è il fiume Tevere, si faceva un bellissimo parco fluviale e si costruiva una grande area utilizzando vecchie cubature. Chi di voi, rientrando a Roma
con il treno dal nord dell'Italia, nell'ultimo tratto quando ci prepariamo per tirare giù il trolley e lo zainetto, non ha guardato sulla sua destra del treno, non ha visto tutti quegli edifici abbandonati che sono sulla via Salaria. Quelle sono cubature esistenti, si trovano tra due linee ferroviarie, una che è appunto la principale e l'altra che è la Roma-Viterbo, che può essere trasformata in una metropolitana urbana, e lì noi pensavamo fare, come a Torino, una grande città della giustizia e svuotare tutte le decine di immobili utilizzati per la giustizia amministrativa, la giustizia penale, la giustizia civile nella città di Roma, insomma fare un'operazione immobiliare che avrebbe portato vantaggio alla città, vantaggio alla giustizia che avrebbe avuto un luogo dove poter procedere più veloce e più rapidamente, e avrebbe trasformato un trenino dei tempi del re, perché quello è insomma la Roma Viterbo, in una metropolitana urbana utilizzabile tra gli altri da tutti gli avvocati che hanno lo studio in Prati, come sappiamo, e che avrebbero facilmente potuto raggiungere la nuova città della giustizia. Questa è una visione. Allora, ponetene un'altra, dite creando, qual è lì. Creando un parco fluviale. Eh? Creando anche un parco fluviale. Creando anche un parco fluviale. Allora dite un'altra, ma non dite dobbiamo farla nei terreni di Tor Vergata, perché quello che lascito è alla città è il lascito di 15.000 nuovi alloggi che, quando poi le persone le acquistano, devono andare a Roma o su moto o su automobile, e andrebbero a intasare ancora di più una autostrada urbana che è il raccordo anulare. Insomma, la visione urbanistica di una città è una visione importante e va meditata, va pensata e va studiata, e purtroppo di errori in questa città ne abbiamo fatto tanti. Qua vicino, tra Ostia e Roma, c'è la nuova fiera di Roma, che tutti noi paghiamo un mutuo all'anno di 10 milioni di euro, sono 14 padiglioni, non è che sono stati costruiti ai tempi degli Orazi e Curiazi, sono stati costruiti nel 2006 e 4 sono già chiusi perché affondano. Quindi sono stati costruiti, chi ci restituirà quei soldi? Intanto siamo noi che dobbiamo pagare il mutuo per una costruzione di 300 milioni di euro, e noi paghiamo ogni anno 10 milioni di euro di mutuo alle banche e non siamo proprietari neanche di un metro quadrato di quella costruzione. È come se ci fossimo acquistati un appartamento, per 10 anni abbiamo pagato il mutuo e l'appartamento è totalmente di proprietà della banca. Insomma, io credo che davvero queste cose qui ormai noi le abbiamo messe sotto gli occhi di tutti, e certamente hanno disturbato, perché è chiaro che quando a un certo punto accendi un riflettore e racconti le cose come veramente stanno, e poi le persone reagiscono perché vedono scomparire quei privilegi che amministrazione dopo amministrazione, consigliatura dopo consigliatura, consociativismo dei partiti si sono costruite e solidificate in decenni. Argomento, prima di lasciare la parola a chi voglia domandare qualcosa. Sì, al sindaco. Volevo, appunto, siamo partiti con la tenerezza di un ricordo, e invece, poiché sono masochista, voglio arrivare a una questione che è già evidente un po' dalle tue risposte. Una volta intervistai un collaboratore di giustizia che mi raccontò come le mafie, ormai dopo le stragi, non puntavano più a eliminare una persona fisicamente, perché altrimenti avrebbero avuto tutta l'opinione pubblica contro, li avrebbero additati come cattivi, ma a scientemente organizzarsi con una macchina del fango, con una diffamazione, con una disinformazione, per delegittimare il lavoro di chi portava avanti una determinata
guerra, lotta, battaglia, che andasse, diciamo, un po' controcorrente. Da questo punto di vista vi posso raccontare, anche per farvi chiamare un po' l'ignaggio che... Io stessa nella mia battaglia sulla legalità da finte associazioni antimafia che sono su questo territorio, sono 3 anni che creano dei dossier sul mio conto, definendo che amica addirittura dei fasciani di uno dei 3 clan, oppure che sono pagata dal PD, adesso dopo questo incontro forse anche da Ignazio. Questo, diciamo, per introdurre diciamo, una che è diventata una strategia, forse essendo con me cadrà, forse cade, cade la cura che si è pagata dal e il problema è che, quindi, vissuto anche sulla mia pelle, che quando cerchi di ribaltare o di cambiare in qualche misura ci sia una forte delegittimazione che psicologicamente, non lo nego, è difficile da sostenere, oltre a tutto il resto. Immaginate una madre di famiglia con 3 bambini, un marito e una scorta perennemente con te da anni e anni, che ti limita in tutto, subire anche questa ennesima tentativo di metterti fuori strada. Però, diciamo, da una parte, se lo fanno degli informatori deviati, passatemi il termine, è sgradevole, è spiacevole, ma purtroppo questa è l'Italia. Ignazio, i giornali, l'informazione, i giornali, l'informazione in generale, ho detto che sono maturista perché ovviamente io faccio parte della categoria, sono una giornalista anche io. Quanto hanno pesato, secondo te, non ti chiedo perché in parte lo hai già spiegato, o se vuoi anche perché, quanto hanno pesato sulle decisioni prese nei tuoi confronti? Tanto. Soprattutto se pubblica, è stata la peggio. Ma certamente... certamente... è indiscutibile che c'è stato un peso importante dei media nella aggressività e nella campagna diffamatoria di qualunque atto e di qualunque azione che io compissi. Insomma, il fatto che andando all'inizio del mio mandato, a poche settimane, fino a pochi giorni prima dei primi arresti per le indagini di Mafia Capitale, sembrava che Roma avesse un solo problema: la panda rossa del... E lì però Federico ho sbagliato anch'io, perché avrei dovuto, e questo è un limite della mia, è certamente un limite della mia personalità, che non sono aggressivo. Io lì avrei dovuto reagire con molta aggressività, avrei dovuto dire con voce forte e chiara: ma secondo voi un sindaco che rinuncia all'auto di servizio, che dice che si sposta in bicicletta oppure con la sua panda, può girare con un permesso dove c'è scritto sindaco per la sua città dove è stato eletto da 64% dei cittadini? No, non può dire. E questo certamente che io avrei dovuto dire, però è chiaro che aprire, perché così è stato, per giorni e giorni tutti i telegiornali della sera con la panda rossa del sindaco, quando a Roma stava per esplodere, e è chiaro che immagino, perché i giornalisti, così come nel mondo della medicina, noi sappiamo se sta per avvenire qualcosa in un reparto, se ci sta, o se un paziente sta per avere una complicanza. Io sono certo che i giornalisti attenti sapevano che stava quello che stava per accadere non vivono nel mondo di Alice nel paese delle meraviglie. Però il problema importante era appunto deviare l'attenzione, e questo era un problema anche
Io lo dico, a me non fa piacere che il Partito Democratico abbia ricandidato e rieletto, comunque andrà a finire, quegli stessi consiglieri che all'unanimità chiesero di interrompere la discussione sulla votazione se attrarre o non attrarre un investimento di 1,5 miliardi di euro per il nuovo stadio della Roma. Poi possiamo dire giusto, sbagliato, ma quello sì che è un argomento di interesse della città, ma dissero quei consiglieri che adesso tornano in aula, Giulio Cesare per il Partito Democratico, dissero, loro proposero di interrompere la discussione perché era prioritario che il sindaco andasse a riferire sulla sua panda rossa. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma ve la rendete conto della classe dirigente, la classe dirigente di Londra o di Parigi o di Dublino? Se arriva qualcuno e dice io sono pronto a mettere sul tavolo 1,5 miliardi di investimenti che vengono dall'estero, per cortesia ne volete discutere? Dice no, guarda, noi dobbiamo parlare della panda rossa del sindaco, quindi tu per adesso tornate da dove sei venuto, perché noi di questo non la consideriamo una priorità. E questo poi certamente la stampa dietro, ma addirittura poi siamo arrivati a delle cose veramente, anche lì io credo di aver avuto una responsabilità. Devo dire che una persona che considero amica, che è il sindaco di New York, mi ha anche molto rimproverato, Bill de Blasio, quando è accaduto, mi ha detto che nonostante egli appartenga al Partito Democratico avrebbe direttamente, se si fosse trovato al mio posto, attaccato l'amministrazione centrale del suo paese. Quando un elicottero entra nello spazio aereo della città, butta petali di rosa e si dice con firme eccellenti, perché eccellenti, no? Una delle migliori firme di Repubblica, firme del Corriere della Sera, che dove sta il sindaco? Perché il sindaco è il controllore dello spazio aereo, cioè questi grandi soloni che scrivevano queste cose. Hanno mai aperto un libro di quelli della terza media di educazione civica dove c'è spiegato come si distribuiscono? No, perché magari allo scrittore Merlo, mi pare si chiama, no, io magari un libro di educazione civica dice guarda, il sindaco non ha la contraerea, il sindaco non ha i radar, il sindaco non gestisce il Ministero della Difesa, il sindaco non controlla lo spazio aereo della città, magari un'informazione che così la prossima volta quando parla di elicotteri che volano su Roma magari è un po' più preciso, insomma, no? Queste cose vanno dette e purtroppo però ora io certamente non lo so perché c'è stato questa aggressione, diciamo, concentrica, però a me piace, forse perché sono appunto non voglio vedere mai retroscena, non mi piacciono le dietrologie, mi è piaciuta molto la spiegazione che in una presentazione del libro, allora invece di Federica mi accompagnava Giancarlo Caselli a Torino, e lui fece questa considerazione, dice se io dovessi ragionare da investigatore, no, non da persona che oggi ti accompagna, e diciamo che qualche caratteristica di curriculum per ragionare da investigatore ce l'ha, io non direi che c'è stato un tavolo dove si sono messi tutti d'accordo per agire contro di te, cioè che coordinato, ma che avevi pestato talmente tanti piedi che c'è stata una naturale convergenza di tante persone, da chi, dai proprietari del camion bar, da chi mette i tavolini. Certamente ci sono stati anche degli effetti di comunicazione che appartengono a la cui responsabilità va al Campidoglio, però è chiaro che se tu hai una ostilità così forte da parte di tutti gli organi di stampa e gli organi di comunicazione, a me ha fatto ridere
ridere non tanto, insomma, era un giorno drammatico, no? Nella mia conferenza stampa conclusiva in Campidoglio, mi pare, ora dico mi pare perché può darsi che sbaglio testata, ma mi pare che fossero le Iene, che a un certo punto intervenne e disse: ma scusi, ma tutte queste cose qui che ci sta dicendo, perché non sono emerse delle televisioni? Io ho guardato e dico: scusi, ma che sono io quello che fa la televisione o è lei? E se lei si preoccupa della Panda Rossa invece della discarica di Malagrotta, la responsabilità sarà sua o sarà mia? Ci facciamo fate domande una lista? Anche a Federica, però. No. Buonasera, sono Franco Giacomelli, ci siamo conosciuti il 6 ottobre 2013 a Pontile da Renati, davanti a quel famoso cancello che qui è iniziato tutta l'avventura, chiamavamo l'avventura del gruppo Muro. Purtroppo devo dire che oggi la situazione è peggiorata, no? Migliorata, si nota molto la sua assenza, quello dell'ex assessore Sabella, che aveva appunto fatto un grave lavoro per tentare di ripristinare la legalità e i diritti qui sul mare di Roma. Ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Il grande lavoro di Sabella nessuno lo segue, sottolineo nessuno. Questi interventi, questo fumo negli occhi che stanno facendo, questi sequestri parziali, amministrativi, cautelativi e via dicendo, molte strutture sono state sequestrate, demolite, eccetera, eccetera, e poi lo spazio in poco tempo sono ritornate in funzione. È così. E quindi ancora il mare a Ostia apre la mattina alle 9 e chiude la sera alle 7, ancora, non è cambiato niente. Perfino quei parchi dove è intervenuto il Consiglio di Stato, dove sono rimossi i cancelli, via dicendo, sono chiusi. È una cosa vergognosa, perché adesso questo appunto che sembra che la stampa, certo stampa, sequestri di qua, interventi di là, alla fine no, in realtà non è così. Io sono 54 anni che sto a Ostia e spesso e volentieri prendo la bicicletta, faccio il lungomare, l'ordinanza 92 del prefetto, la 23 da cambiare di porto, ma sono imparato a memoria. E ancora sì. Nella zona in Palermo ancora è un mare di illegalità, peggio di prima. Quei due varchi famosi a Pontile che sono stati ripristinati sono due dei 12 che Gianfranco Amendola nell'89 abbiamo aperto, posso dire abbiamo aperto perché nell'89 c'era anch'io. Vado a vedere com'è la situazione, sono proprio due luoghi impraticabili, pericolosissimi, cioè, proprio una cosa che sicuramente qualcuno qui l'ha vista, quindi ti garantisco che la situazione è peggiorata. I poteri forti, tra virgolette, di qua, di là, politici o non politici, hanno rimesso le mani sulle spiagge di Ostia. Questo ve lo garantisco. Prendete la bicicletta, leggete le ordinanze. Adesso non vuole essere un battibecco, i cartelli, quella è l'iniziativa sua, il famoso cartello in 3 lingue, 40 per 50, quello abbiamo insistito, con l'esposito c'è. Ha detto che quei cartelli, quelle segnaletiche, diciamo, fuorvianti, ruffardine, casse, biglietterie, sono riapparse. Non faccio i nomi di stabilimenti, ma c'è scritto cassa. E se c'è scritto abbonamenti sotto il cartello, il barco a 40 metri, a 300 metri più giù. Mancano i controlli. Nessuno controlla. Questi sono ritornati a fare i padroni del mare. E il segnale, che termino, e il biglietto da visita sono quei due varchi a Pontile dove non sono spostati i gasotti, non si vede il mare, non si vede, quello è il segnale, vuol dire chi comanda a Ostia. Quindi è l'ultimo termine, quindi secondo lei, secondo qualcuno, veramente si può fare per tentare veramente di ripristinare la legalità e liberare, come se fosse liberiamo Roma. Io sono venuto con il cartello del suo mare, si ricorda? Quindi sinceramente non è cambiato, è peggiorato la situazione. Grazie. Buonasera.
più di un anno fa all'AXA, ebbe il piacere di assistere al suo speech, perché lo assisto con animo contrastato, perché mi fa piacere ascoltarla, però poi mi fa pensare a quello che potrebbe essere Roma proseguendo il suo mandato, e non lo sarà purtroppo. Detto questo, la sua esposizione, suscitata dalla bellissima Federica, è stata immaginifica, e mi ha fatto venire in mente molte immagini di quelli che sono i problemi reali. Una per tutte, sono stato qualche giorno fa a Parco Leonardo, e per me il simbolo di Parco Leonardo attualmente è il gruppo Plati con i mantini spezzati in vetrina, cioè un quartiere che sta morendo, è stato pensato male, realizzato peggio, i collegamenti non ci sono, quindi andrà a finire, io credo, purtroppo male, spero di no per gli abitanti e per chi ha controllo gli appartamenti, ma è facile profezia. Detto questo, quello che voglio dire è questo: in quell'incontro non si può ricordare, ma io le facevo un commento tecnico, un suggerimento tecnico da ingegnere, perché durante gli studi di tantissimi anni fa si parlava delle trincee ispezionabili, cioè invece di scavare ogni settimana le buche per fare lo scavo della fibra, lo scavo dell'acqua, lo scavo del gas, si faceva a 10 volte il costo di uno scavo normale, e una volta per tutta una trincea ispezionabile. A quel punto gli operai che devono mettere la fibra scendono sotto senza neanche interrompere il traffico, mettono la fibra, richiudono il tombino e la collettività ne guadagna, perché chiaramente il costo è molto minore a tempo. Dico questo, ricordo quell'intervento perché non mi sarei mai sognato di fare un intervento del genere ad un politico se non mi fosse brillato nella mente l'idea che lei poteva ascoltarlo, un intervento del genere. E mi è sembrato così, lei si girò verso l'assessore ai lavori pubblici chiedendogli di prendere appunti di questo spunto, di questo suggerimento. Detto questo, lo ricordavo solamente sinteticamente, chiudo, per dire che mi piacerebbe vedere in questo suo passo indietro, non una rinuncia completa, non mi sembra che lo sia, ma una manovra preparatoria a qualcosa di più grande. Passare il turno. Cosa? Passare il turno e poi ci stiamo a preparare. Passare il turno. Ci stiamo a preparare. Esatto, passare il turno, ma io direi anche qualcosa di più. Siccome detto questo lei non lo ammetterà mai, ma qualcosa di superiore a livello nazionale, vorrei fare del male a Renzi, personalmente, non lo dice lei, lo dico io. Io pensavo che votare Raggi in questo turno potrebbe essere qualcosa che fa da un segnale forte all'amministrazione attuale e al PD attuale. Potrebbe essere una manovra politicamente costruttiva? Allora, io sono Gianni Colacione e faccio una domanda per Liberi TV. Allora, lei ha citato per Liberi TV, ha citato l'episodio della Panda Rossa. Io molto seccamente ricordo che ovviamente è una cosa esecrabile, è stata tutta quella, diciamo, messa in scena per questa vicenda. Beh, tra i più attivi negli crocifiggi del sindaco della Panda Rossa ci sta il Movimento 5 Stelle. Ora, al di là delle memorie, delle cose cattive che sono evanescenti, o dei rancori, c'è una città da governare, io le chiedo oggi se lei al ballottaggio voterà per Raggi o per Giachetti. Questa è una domanda. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è un pochino riprendendo quello che ha detto il signore, ma in modo più sintetico. Allora Feltrinelli alla presentazione, lo presento anch'io, quando diede la delusione a molti dicendo che non sarebbe sceso in campo, ha lasciato intendere che ci sarebbe stato un altro appuntamento per una sorta di pareggio dei conti con il PD. A questo punto è, e glielo dico, chiedo chiaramente, le primarie del PD, la candidatura appunto al congresso del PD, che peraltro è, non dico quasi convocato, ma comunque annunciato perlomeno dal segretario, è quello il suo obiettivo? Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, ciao Ignazio, io sono Agostino Biondo, il segretario dei Giovani Democratici del Municipio. Bravo! Buonasera. Bravo.
intervengo innanzitutto ringraziando il sindaco Ignazio Marino per tutto quello che è, per tutto quello che ha fatto per la nostra città. Lo so che è stato avanti, penso che sia un buon prezioso per la nostra città e soprattutto anche per averci, per noi di Ossa è molto importante, per averci regalato Alfonso Sapella sia come assessore alla legalità e in un secondo momento come delegato al nostro municipio dopo le dimissioni di Andrea Tassone. Io penso sia molto importante e vada sempre fatto di pensare e ricordare ciò che è stato fatto di importante, ciò che tu hai fatto per la nostra città. Adesso però è il momento di pensare al presente, a cosa succederà a Roma da domani, e manca pochissimo, mancano 10 giorni. Noi in campo ad oggi abbiamo 2 alternative, oltre la terza che è quella di scegliere di non prendere posizione, che penso che sia sempre e comunque la scelta sbagliata. Da una parte abbiamo un movimento che si propone come nuovo, ma è quello che ha tirato fuori esattamente quelle cose che tu prima lamentavi, la vicenda della Roma Rossa, la vicenda degli scontrini è stata tirata fuori, ricordiamocelo, dal Movimento 5 Stelle e attenzione, il Partito Democratico di Roma contro il proprio segretario nazionale, ha tirato contro il proprio segretario nazionale, ha deciso di difendere fino all'ultimo momento e contro tutti l'amministrazione Ignazio Marino, la tua amministrazione, il Partito Democratico. Penso il Partito Democratico di Roma, tant'è che sono stati messi in squadra del sindaco, personalità del calibro di Rossi Doria, non so se del calibro di Rossi Doria, per aiutare a migliorare l'amministrazione. E, scusate, fatemi finire. Abbiamo un movimento 5 Stelle che oggi è riconosciuto e indicato da quelle persone contro cui anche tu insieme ad Alfonso Sabella avete lottato, che sono i balneari e sono gli spada che indicano il Movimento 5 Stelle come tutore delle esigenze dei cittadini. Io parlare un attimo. Scusate. Concludo se posso essere ascoltato. Allora, a me dispiace tanto vedere tutta questa rabbia, stiamo parlando di Roma, dobbiamo parlare di Roma. Poca rabbia e costruzione. Abbiamo un Movimento 5 Stelle che difende quegli interessi contro cui anche Ignazio ha lottato con Alfonso Sabella. E abbiamo un Partito Democratico che ha deciso di mettere nella sua squadra lo stesso Alfonso Sabella che Ignazio ha chiamato nella sua, e che ha deciso di mettere in campo un progetto che è in completa continuità, con l'amministrazione precedente di Roma. La domanda è questa. Io penso da giovane democratico non si sente assolutamente di dover difendere tutti. Io penso che tu sia una risorsa per la nostra città, per il centro-sinistra e per il partito che anche noi contribuito a portare. Quello che ti chiedo oggi è che sento che noi come giovani democratici di Ostia abbiamo bisogno della tua esperienza sul campo per continuare a lavorare in questa direzione. Da che parte stai? Stai ancora con noi? Si deve trasformare in un ring, io ve lo dico, mi alzo e me ne vado. Bisogna rispettare quel signore adesso. Ignazio risponderà, non c'è bisogno di boicottare, di dire basta, traditore, pugnalato. Quello che è stato è sotto gli occhi di tutti, abbiamo parlato 1 ora e mezza e più espliciti di così non potevamo, mi ripeto anche io perché le domande le ho fatte io essere, per cui il garbo di confrontarsi non alla grillina maniera, ma di confrontarsi con persone eleganti come il nostro Ignazio Marino è. Grazie. Ora allora, per quanto riguarda l'intervento sui
sbarchi ancora chiusi e il lavoro da fare, questo io ne sono perfettamente consapevole, ne ero consapevole quando ero ancora sindaco, ne sono consapevole adesso. Non sono davvero, e magari forse Federica vuol fare qualche commento, nelle condizioni di poter giudicare o valutare il lavoro fatto in questi ultimi mesi dal prefetto. Io sono convinto che, essendo un prefetto, continui a seguire le indicazioni e il percorso tracciato da una persona come Alfonso Sabella. Ma è chiaro che lei, tu, insomma, hai assolutamente ragione. C'è un lavoro enorme che deve essere fatto. Io non sono in grado di ricordarmi tutti i dettagli di tutte le vicende che Alfonso mi ricordava tornando spesso stremato di notte in Campidoglio, ma come ad esempio il fatto che le stesse planimetrie fossero scomparse, che non ci fosse più la possibilità neanche di indicare dove dovevano essere i varchi o dove non dovevano essere. Insomma, è chiaro che questa parte della città deve essere valutata dandole l'importanza, il rispetto, il decoro che merita il nostro affaccio sul mare Tirreno, l'affaccio di Roma e il mare di Roma. E io credo che quello che è accaduto negli ultimi 2 anni e mezzo, negli ultimi 3 anni, comunque non potrà essere oscurato da chiunque assumerà la guida di questa città e poi nel prossimo anno la guida di questo municipio. Sarà che forse io tendo a vedere il bicchiere sempre un po' mezzo pieno, ma insomma credo che una strada comunque l'abbiamo iniziata, e su questo penso che possiamo essere d'accordo. Non è ancora soddisfacente, sono assolutamente convinto che questa affermazione sia giusta, ma insieme come romani, come cittadini e poi come amministratori andare nella direzione giusta. Per quanto riguarda la domanda più tecnica sulle tecnologie, e questo è stato uno dei miei cruci più importanti ed è stata una dei motivi per cui ad esempio con l'opposizione iniziale di tutti, dei soci privati, e parlo Gas de France e Caltagirone, e dei soci e dei partiti, parlo del Partito Democratico, io decisi di arrivare a un cambiamento radicale in Acea, perché volevo una Acea che fosse alleata della città, appunto non quegli scavi fatti episodicamente e ripetutamente nelle stesse strade, ma appunto un sistema che oggi la tecnologia consente di poter intervenire una volta solo su un manto stradale e intervenire nel modo giusto. Purtroppo però è ingegnere di fare, no? Sì. Il problema nella città è ancora più grave, io nel libro lo racconto, veramente il senso di angoscia con cui me ne tornai a casa una sera quando avevamo messo in bilancio i soldi per rifare il manto stradale di alcune delle nostre grandi strade, ad esempio la via Nomentana, e avevamo calcolato un certo numero di milioni di euro per rifare il manto stradale della Nomentana e di altre strade, vi faccio quell'esempio perché io quel pomeriggio lì andai, fino dal centro della città, da Piazza Sempione, fino a Raccordo Anulare. Quando la Benna iniziò a scavare, io mi aspettavo di trovare gli strati normali che compongono, che lei può spiegare a tutti noi, che compongono una strada, e lì non c'era la fondazione, il sottofondo, i 3 strati di conglomerato bituminoso, c'era soltanto, diciamo, il terreno base e sopra il tappetino di bitume di 3 centimetri, ma lo sa quanti soldi rubati a noi sono quelli su tutte le strade che sono state rifatte in decine di anni? E quelli sono controlli a valle
che non sono mai stati fatti, oppure quando, che corpo mi è preso quando abbiamo rifatto via Marsala e via Giolitti e abbiamo scoperto che i tombini non erano collegati con la rete fognaria, andavano direttamente nelle stesse, lei parla di un canale unico per tutte le strutture, quindi finivano nelle stesse strutture dove c'era la corrente elettrica, i tubi del gas. Ma cioè, di questo stiamo parlando, di queste cose sono accadute in questa città e sono accadute per decine di anni nel silenzio di, perché dai, non è che io ho un quoziente di intelligenza superiore al suo, quello di Federica, ho semplicemente la voglia di guardare le cose, di studiarle e di cercare di comprendere come si possono cambiare, ma certo quella è la direzione in cui si deve andare. Per quanto riguarda, io non sono qui per fare l'avvocato, figuriamoci, difensore del movimento 5 Stelle, però c'è, e questo è un ragionamento logico che va fatto, c'è una differenza sostanziale se uno sta all'opposizione, io sono stato senatore per pochi anni nel Parlamento e lo so cosa dicevo in aula contro chi in quel momento era il Presidente del Consiglio, che era Silvio Berlusconi, e facevo il mio lavoro di opposizione, perché sottolineavo qualunque cosa che potesse in qualche modo mettere in crisi un governo in cui io non credevo e certamente un partito al quale non avevo dato il voto. Quindi quello è il lavoro dell'opposizione. Se il Movimento 5 Stelle che si mette in opposizione, o Gianni Alemanno che è in opposizione, o anche lo stesso Marchini che è in opposizione, attaccano il sindaco e la sua maggioranza, è una questione fisiologica di una democrazia. Ma se il Partito Democratico e chiede che il proprio sindaco venga in aula a parlare della faccia rossa, quello non è la fisiologia di una democrazia. La sua domanda, stai ancora con noi, è la classe dirigente, Matteo Orfini, Matteo Renzi e il Partito Democratico, stanno ancora col Partito Democratico? Scusate, una deformazione, Federica lo sai, io mi occupo anche tra altre cose di antimafia, ci siamo incontrati a Don Bosco, ricorderai, e parlando di elicotteri a proposito, però la domanda è un'altra, ma vabbè. Allora, io con la deformazione comincio a pensare che tre indizi fanno una prova, in questo caso quattro indizi. Allora, vediamo un po' gli indizi velocemente. Impianto di compostaggio che è stato giudicato Giunta Marino doveva cominciare a dicembre, è bloccato. Secondo indizio, compostaggio vuol dire fare terra da rifiuti organici. Secondo indizio, Coali, e quindi Cerroni, invia una lettera a gennaio dicendo che è pronto ad aprire l'inceneritore di Malagrotta. Terzo indizio, sulla base dello Sblocco Italia, mi sembra articolo 35, non ho portato gli appunti ma posso documentare tutto, il governo ha preparato una bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il piano degli inceneritori nazionali che prevede per il Lazio un nuovo inceneritore da 210.000 tonnellate annue. Quarto indizio, il 10 maggio di quest'anno la regione pubblica su Subur il piano regionale dei rifiuti in cui dice che Malagrotta è un impianto non attivo, parlo di Malagrotta inceneritore ovviamente non di scarica, è un impianto non attivo ma diciamo così sottoposto a richiesta di variante. Ma la grotta fa circa la metà dei 210.000 nel funzionamento che dovrebbe essere quello che è la linea non attiva ma attivabile, fa esattamente
la metà dei 210.000 più o meno, 210.000 tonnellate dette dal decreto presente al Consiglio dei Ministri. La variante normalmente è una variante in aumento, quindi probabilmente la seconda linea di incenerimento. Ora, quattro indizi per me fanno una prova. Perché stanno pensando di riaprire l'inceneritore di Malagrotta? E soprattutto sono convinto che se noi saremo attenti, presenti e puntuali, questa cosa non si verificherà. Ma se noi ci distraiamo, quasi sicuramente si distraerà, anche se succederà, anche perché le famose tonnellate che non vanno nell'impianto di compostaggio da qualche parte devono andare e faranno finire l'inceneritore. È tutto quello che questo comporta. Perché la domanda è per tutte e due? Perché se vogliamo evitarlo c'è bisogno anche di un'attenzione mediatica. Allora, ne vogliamo parlare in futuro? Grazie. Ci stanno le mie due domande, aspetta. Buonasera, sono Andrea Graziano, sono quotidiano elettorale Continente News, quindi cercherò di essere più professionale possibile, non scadere magari in polemiche o propagande. Volevo chiedere, per la tua esperienza alla Valeria, nel momento in cui un sindaco si ritrova a combattere un potere forte, e per potere forte intendo i poteri del cosiddetto mondo di mezzo, cioè nel momento in cui un sindaco, sì, chiedo sia all'ex sindaco che ovviamente alle dottoressa Andri, nel momento in cui un sindaco si trova appunto a dover combattere, dover rapportarsi tutti i giorni con uno di quelli appunto considerati poteri forti, in poche parole, a dover avere la mafia dall'altra parte della scrivania o dall'altra parte del vero che comunque avanza le proprie idee, come deve comportarsi un sindaco? Ed è vera questa, diciamo, credenza popolare per la quale nel momento in cui si entra in politica e si raggiunge un certo livello, un più alto livello, magari quello che può essere municipale o esclusivamente territoriale, ci ritrova davanti al compromesso o mi amalgamo con quello che può essere chiamato una sorta di macchina del fango, oppure c'è il modo di fare continua resistenza, perché per esempio lo può fare dal punto di vista giornalistico allo stesso Angeli. Volevo dirti, cioè, non faccio domande a Federica perché in fondo noi, io un po' vivo quella situazione che vive Federica, perché io la vivo come cittadina a Nuova Ostia, come cittadina di Nuova Ostia, dove ci stanno i famosi clan, di Spada e tutto quello che ci sta dietro. Non bisogna aver paura, io continuerò, comunque se succede qualcosa a Nuova Ostia, per il cielo, lo continuerò a fare, per voce di chiunque possa essere utile. E su questo è la storia con il mio sindaco, perché io non dico che è il mio sindaco, no? Perché da quando lei è entrato io ho visto quello che volevo vedere a Ostia, la legalità, che non l'ho mai vista. Mo mi faccio arrabbiare, sono la coordinatrice del Partito Democratico, non me ne frega niente, l'ho sempre fatto nella mia vita. La mia carica politica non per i miei scopi, perché mi hanno tolto l'edicola, sto senza lavoro, però vado contro i Casapari. Perciò svegliamoci, siamo tanti, possiamo creare un altro movimento. Andiamo avanti. Però se facciamo le domande e non abbiamo la risposta... Ogni tretto. Io ho chiesto Raggi o Giachetti? L'ha detto Raggi. Raggi, ah, che dico, Raggi. Poi che questo lo vorrei chiedere anche alla dottoressa Angeli.
E poi ho chiesto, l'appuntamento con Renzi è al congresso del PD, alle primarie? Sì, anche alle primarie. Ah, okay. Allora, le domande di chi ho rivolto a me ne vogliamo parlare rispetto a Malagiotta? Assolutamente sì, vediamoci. Io sono assolutamente convinta che l'informazione, quella in cui io credo, quella che io faccio, abbia un significato importante, un ruolo fondamentale. Quindi se fatta bene può portare anche a cose positive. Di Ostia, per esempio, con Ostia insistendo da articolo dopo articolo siamo addirittura arrivati a farla sciogliere per mafia, per cui una penna può fare tanto. Io ci credo, e per cui su Malagrotta mi trovi assolutamente disponibile a raccogliere tutto quello che occorrerà per fare un bel dossier. Per quanto riguarda la domanda del collega, visto che sei collega, lavori comunque per una testa. Comunque, come si dovrebbe comportare un sindaco quando ha di fronte il mondo di mezzo? Ti posso dire esattamente come si è comportato il Giannino. La riflessione immediatamente successiva a questa potrebbe essere: e quindi vai avanti e poi sei fuori dal sistema? Io ti dico una cosa, che poi è la cosa che dico sempre ai miei figli, trovandomi in una situazione sicuramente diversa da quella di Ignazio, ma di sostanziale isolamento nella città in cui vivi, no? Quindi vista come l'acquestata che ha denunciato un mondo dove tutto sommato mi ci trovavo bene. Io ho un grande vantaggio rispetto a me stessa, che è quello di aver fatto una scelta, la scelta di dire no al boss quando sotto casa guarda tutti e dice rientrate tutti dentro che state a guardare quando siete ammazzati poco prima. E ho detto no convintamente, pagandone le conseguenze, ma se io avessi detto ok, risposto al suo comando, io ora non camperei più con me stessa. Quindi qualsiasi sia lo sconto da pagare, l'importante è avere un equilibrio rispetto a se stessi, e credo, se non ho capito male, che forse anche Ignazio, avendo fatto questa scelta, magari non era propriamente consapevole, forse pensava di avere un appoggio in questa sua lotta, però è andato avanti lo stesso e può camminare a testa alta, e oggi questa è una cosa importante. Quello che riguarda la questione che abbiamo sollevato tante volte questa sera del ciclo dei rifiuti e quello che è stato detto, degli indizi, io credo che sono in grado, e nel libro lo racconto anche, di aggiungerne un altro. Io cercai in ogni modo, pur essendo fortemente convinto e sono andato in quella direzione, che gli inceneritori vadano spenti, però ho anche pensato, in un momento storico come questo, dove possiamo diminuire un po' le tasse ai cittadini facendo delle economie sulla gestione del ciclo dei rifiuti, vendendo il materiale che differenziamo, se abbiamo degli impianti di incenerimento che possano appartenere a un'azienda pubblica, a capitale prevalentemente pubblico come l'ACEA, e l'ACEA fa degli investimenti, e parlo ad esempio dell'inceneritore di Colleferro, e servono solo degli atti burocratici per permettere all'ACEA di fare quegli investimenti, raddoppiare la capacità almeno per qualche anno di incenerimento, noi non dobbiamo più portare migliaia di tonnellate al nord del paese spendendo più soldi. Dal punto di vista logico, sempre arrivando poi ad aumentare la differenziata e portarla alla fine del 2016 al 60% e magari alla fine di questo decennio al 70%, quella era una strada da seguire.
Lì, anche lì, abbiamo trovato non solo gli ostacoli di cui ha parlato lei, ma abbiamo trovato anche gli ostacoli della Regione Lazio, perché lì serve semplicemente un'autorizzazione che possa consentire a chi governa la città di Roma di aumentare, in termine tecnico si dice fare un revamping dell'impianto di incenerimento di Colleferro, e questo non è stato possibile, non è stato possibile in 28 mesi di governo. Quindi quando si arriva a girare intorno all'argomento rifiuti, guardate quanti ostacoli dichiarati o non dichiarati ci sono, ma secondo voi perché ci sono tutte queste difficoltà? Io che ho un animo semplice penso che le difficoltà siano legate al fatto che intorno ai rifiuti ruotano 900 milioni di euro, che sono poi soldi nostri, delle nostre tasse, ogni anno, ogni singolo anno. E allora quando ci sono somme così importanti è chiaro che poi andare in una direzione o andare in un'altra cambia le ricchezze, i destini, i privilegi di tante persone nella nostra città. Non voglio assolutamente, mi ero dimenticato perché ero stato preso dal fatto che adesso quasi sembra che è colpa mia se il Partito Democratico ha delle difficoltà, quando io sono stato cacciato a calci nel sedere dal Partito Democratico nello studio di un notaio, quindi e mi sono concentrato su quello, quindi però le rispondo, io non sono qui per dare indicazioni di voto, le posso dire che ho votato la domenica passata e certamente non ho votato per nessuno degli accoltellatori, perché non sono una vittima che si innamora del proprio carnefice, queste sono patologie che io... e non aspiro a esserlo, Matteo Orfini, io ad esempio in lista avrei messo volentieri e avrei fatto eleggere un giovane democratico e non avrei in consiglio comunale. E non avrei confermato tutti invece gli accoltellatori. Io avrei fatto questa scelta, ma queste sono scelte. Siccome gli organismi democratici del Partito Democratico non esistono, perché se no altrimenti mi avreste potuto invitare, se mi invita domani nel circolo dei giovani democratici io ci vengo domenica, vediamo se i suoi organismi democratici le permettono che io venga nel circolo democratico. Alle ore 18 alla sezione di Ostia Antica. Domenica alle ore 18. Io ci vengo volentieri. Noi domenica alle ore 18. Spero che non le accada quello che è accaduto da. Non accade, guarda. Per quanto riguarda invece, no, io non ho mai inseguito, e lo dico questo molto bene, se lei leggerà il libro vedrà, dedico un'intera pagina a questa riflessione, il potere come sostantivo, quindi a me non interessa la questione della segreteria del Partito Democratico o della non segreteria, a me mi interessa che l'Italia cambi, a me interessa il potere come verbo, il poter fare, il poter cambiare, il poter creare, il poter realizzare. Mi pare che invece purtroppo in questi ultimi due anni, insomma è inutile che ci giriamo intorno, abbiamo avuto una gestione del Partito Democratico a Roma fatta da una sola persona, perché così è, perché si chiama commissario. Questo commissario ha portato a dei risultati che sono davanti agli occhi di tutti, insomma, se io ho candidato nel 2013, ho avuto 540.000 voti e con un commissariamento, un potere diciamo centralizzato, voluto da Matteo Renzi, si sono persi 200.000 voti,
probabilmente un motivo ci sarà, no? Oppure è senza colpa di Marino e della Panda Rossa, no? Perché se ce la vogliamo raccontare così, diciamocela così, no? Ecco, quindi io darò il mio contributo, lo continuerò a dare con la libertà di pensiero che ha splendidamente esposto questa sera qui Sabrina, perché davanti alla quale, come Federica, io mi inchino, perché è una persona a cui bruciano, le dico capo, non gira con le scorte armate, ma gira a testa alta nella sua città e dice che la vuole cambiare. Questi sono i democratici veri. Io l'ho ignorata totalmente, non l'ho fatto. Sarò velocissima in modo da lasciare spazio anche ad altri. Marino, per lei, perché c'è una domanda, la domanda che mi pongo da quando la sua vicenda di sindaco si è conclusa così traumaticamente per lei, ma non solo per lei, ma anche per chi aveva creduto nel PD, che ce l'aveva proposta, per chi l'aveva votata. E la domanda è questa, cioè non mi stupisce che certi giornali abbiano fatto la guerra, sappiamo bene di chi è il messaggero, cosa vuole, che Caltagirone le faccia un monumento? Ma insomma, anche il pubblico un po' di più mi stupiva, però come lei ha detto, era evidente che lei stava pestando molti piedi e era altrettanto pensabile che gliel'avrebbero fatta pagare o che perlomeno avrebbero tentato di fargliela pagare. Quello che non ci aspettavamo, forse ingenuamente, da elettori del PD, e parlo di me anche ovviamente, è che il PD, anziché appoggiarla e sostenerla nelle battaglie difficilissime che stava conducendo per la legalità, è stato quello che alla fine gli ha dato la pugnalata decisiva. La domanda che mi pongo, forse ingenuamente, perché non è, diciamo, la prima volta che viene accoltellato un compagno, perché il PD, anziché sostenerla, l'ha costretta di mettere... Ma 10 mesi cosa ha fatto il PD per 10 mesi? Contro tutti? Devi farla sciolta. Cosa ha fatto per 10 mesi il Partito Democratico? Contro tutti? No! Il Partito di Roma, sto dicendo, cosa ha fatto? E che è ancora ministra! Brava. No. Parlo di Roma, il Partito di Roma l'ha sostenuto fino all'ultimo, gli ha rinforzato la giustizia! Ma non è pubblico, i volenti, ma non è così! Ma chi altro voi? Qualcuno fa valere 5 anni, Panzilloni? Coraggio, amico mio, però la faccenda sua, allora mi chiamo Paolo e sono un iscritto, sempre iscritto a Tradizionale. Mi sono portato sia il libro di Roma che il libro delle Angeli, perché su alcuni capitoli si possono leggere in parte, per esempio sulla vicenda di Tredicini, per esempio su Mafia Capitale, sul dei parchi del lungomare di Ostia. E Marino giustamente ha parlato dei vari problemi, dei vari che ha affrontato nell'amministrazione. Io vorrei fare un cenno al primo capitolo del suo libro, in particolare a quella situazione veramente grottesca
in cui si trovò quando, una volta che presentate le dimissioni, ci fu una riunione, adesso io l'ho letto due volte il libro, però non mi ricordo esattamente dove, lui ce lo vediamo nel tempo, in cui appunto, a un certo punto Causi, che era il vice sindaco, gli propose di, per risolvere la sua situazione, gli propose di sparire praticamente, di andare a Filadelfia, e poi di spegnere il cellulare, di non farsi trovare in maniera tale che i consiglieri fossero, una cosa veramente grottesca, se noi pensiamo che questo è un dirigente attuale del Partito Democratico e tra l'altro è anche uno dei maggiori responsabili del debito che ci ritroviamo a dover pagare e che dovranno pagare anche i nostri figli, il debito del nostro comune. Mi ricordava questo invito di Causi a Marino una cosa simile che fu proposta 30 anni fa al giudice Carlo Palermo, il quale dopo l'attentato di Trapani si vide appunto proporre dall'allora ministro di Grazia e Giustizia del governo Craxi di sparire in un paesino del Canada. Le due cose sono così paradossali, perché le migliori menti, le migliori persone dell'Italia 30 anni fa come adesso vengono invitate a sparire anziché essere sostenute, anziché essere per risolvere i problemi di altri, evidentemente. Un'ultima cosa riguarda questo invece Federico Angelo. Io contemporaneamente non posso, ho parlato così male di un esponente del PD, non posso però dimenticare che Federica Angelo è stata sottoposta a degli attacchi veramente infami da parte di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, ma quello che a me, poi qualcuno mi correggerà se non me ne sono accorto, ma quello che a me dà molto fastidio non è tanto sì, anche questi esponenti locali che attaccano in maniera infame Federica Angeli, ma che non ci sia stato da parte del famoso direttorio nazionale, direttorio locale o esponenti di rilievo di quel movimento una presa netta di distanza da questi personaggi. Allora, io a questo punto risponderei al signore che ha fatto la domanda prima a Marina su chi votava. Innanzitutto noi di parte civile non abbiamo bisogno di un direttorio che ci dica chi dobbiamo votare. La mia opinione, io mi accingerei a fare una opposizione intransigente chiunque venga eletto al prossimo ballottaggio. Infatti io non chiedevo a parte civile, chiedevo all'ex sindaco dottor Marino. Poi lui ha detto che non parla per altri. Se io faccio una domanda lui risponde un altro. Posso? Un po' strano. Sono Davide Chiarantini, sono cresciuto qui ad Ostia da sempre, conosco tante sfumature anche abbastanza spigolose di come questa città è cresciuta, perché in fondo è grande come una città. Ci troviamo di fronte a una situazione che per me è un buio completo, quello che sarà l'elezione nei prossimi giorni, un buio completo perché il PD ha delle colpe immense, io sono sempre stato schierato da quella parte. Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato, soprattutto con quello che citava prima l'amico, di essersi comportato in un modo assolutamente incomprensibile riguardo anche la creazione di dossier assolutamente falsi, no? Contro Nunciotti, contro Libera, contro la stessa Federica. Una situazione che è veramente notte completa. Però ci troviamo di fronte ad una scelta. Non voglio fare, come faceva prima il giornalista, andare a chiedere chi voti. Ognuno voterà quello che crede. Quello che secondo me dobbiamo fare tutti noi, impegnarci, poi farò la domanda ad Ignazio, perdonami, ti do del tuo, impegnarci quotidianamente nel controllo costante di quello che accade. Abbiamo uno strumento potentissimo adesso che sono i social media, dove purtroppo spesso vediamo fango in continuazione. Dobbiamo aiutarci
a far sentire la nostra voce in tutti i modi, contrastando chi attacca, chi insulta, chi trova il modo di dire cose non vere, perché attenzione, la menzogna è uno strumento potentissimo, i mafiosi utilizzano la menzogna per isolare le persone ed attaccarle, dobbiamo contrastare questo. La domanda per Ignazio è questa, semplicissima. Ignazio, siccome tutto ciò che hai messo in evidenza, che in fondo noi romani sentivamo, i caltagirone, le lobbies, e sei riuscito in qualche modo a metterlo, come dire, agli occhi di tutti, e per questo tutto sommato adesso non sei più sindaco, ci sarà la speranza che una persona della tua rettitudine, non voglio dire te perché credo anche nel concetto di squadra, però che si possa tornare ad avere un sindaco in grado, e ovviamente io tifo che tu possa essere quella persona, di fare in modo che Roma torni a sperare come nel periodo in cui sei stato sindaco. Abbiamo bisogno di capire se tornerai a fare questo tipo di ruolo importantissimo e il lavoro che hai iniziato. Guardi, singolarmente lo stiamo facendo pressoché. È anche un combattimento della mattina, anche molto organizzato in realtà. Però adesso lasciamo rispondere perché siamo veramente molto diversi. Allora io provo a rispondere, ovviamente, per avere finito la voce. Alle domande che sono state, però siccome non me ne voglio dimenticare, voglio chiedere al nostro giovane democratico se poi dà un invito preciso, certo, 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 a Emilia La Nave, così me lo trasmette, lo verifica con il comandante supremo del Partito Democratico a Roma. Noi abbiamo l'autonomia nei circoli per questo. Beh, non mi pare. Però, Io mi organizzo e vengo domenica alle 18, sarà molto interessante, visto che non ho mai avuto la possibilità di essere ospitato da quando c'è stato San Basilio, sono stato ospitato con un invito fatto dal direttore, dal coordinatore del circolo, che diceva che l'invito era fatto per celebrare la morte della sindacatura Marino, che proprio, non è proprio il linguaggio più gentile. Io invito una signora o un signore, gli dico l'invito a casa mia per celebrare. Noi ti avevamo invitato a Dora X un anno fa qui a Ostia, quando eri ancora sindaco, per sostenerti. Comunque, e non ci sei venuto. Io vengo. È un esempio, non è? Per sostenerti mentre era sindaco, e quando Renzi ha detto che dovevi andare a casa, noi ti abbiamo invitato qui per sostenere la tua sindacatura a maggio dell'anno scorso. E non c'eri. Ho capito. Io rispetto tutti, però bisognerebbe anche, capisco che questo è un problema in questo momento nel Partito Democratico, bisognerebbe anche rispettare che quando uno, mi sono permesso di interrompere una sola volta quando tu hai parlato, no, tu hai interrotto tutti quando hai parlato, e forse per essere un coordinatore del Partito Democratico dovresti prima prendere le leggi base della democrazia, ma questo in questo momento è difficile. Quindi
se mi confermate invito, vengo e riaffrontiamo tutti gli argomenti nella sede del circolo del Partito Democratico. Farà bene a me e farà bene al Partito Democratico, e forse farà bene anche a Ostia e a Roma. Invitiamo magari i giovani democratici, i giovani democratici, le televisioni, tutti quelli che vogliono venire, perché lo vogliamo fare bene, non è che lo vogliamo fare male, no? Se dobbiamo fare un dibattito nella sede del Partito Democratico. Abbiamo già la moderatrice pronta. Invece è firmata molto prima da Matteo Nezzi, ma noi siamo pronti. Per quanto riguarda invitiamo pure la ragione del io non voglio ritornare su commenti su come doveva finire la mia sindacatura a chi l'ha visto, no? Perché la proposta di un importante, no? Perché è professore di economia, è stato vice sindaco, assessore al bilancio della città di Roma. Ha delle responsabilità importanti, la proposta era di finire a chi l'ha visto, insomma, che sembra veramente un po' curiosa. Poi tutti il giorno dopo hanno detto fantasy, lo denunceremo, e aspetto queste denunce, quando me le fanno queste denunce che era una fantasia, così io controdenuncio e magari no, qualche cosa, però denunce non ne sono arrivate. Ultima cosa, ultime due cose, perché il PD contro? Non è il PD, purtroppo, io lo dico con, non è che mi fa piacere dire questo, ma se voi andate a cercare, ora non mi ricordo se era Repubblica o Corriere della Sera, del settembre del 2013, quindi facciamo un po' i conti insieme, sono stato eletto a giugno, a settembre sono 3 mesi, non è proprio un periodo lungo. Io propongo una delibera, signora, che purtroppo non è mai arrivata in consiglio comunale, e al governo c'eravamo noi, non è mai arrivata. Quella delibera diceva delle cose molto semplici, diceva quello che io avevo detto in campagna elettorale, che ai vertici di tutte le aziende che sono pubbliche, che dipendono direttamente o indirettamente dal comune di Roma, quindi di proprietà pubblica, non si potevano più scegliere le persone direttamente, come era stato fatto in passato, e diciamolo pure chiaramente, sulla base degli schieramenti, delle tessere di partito, ma dovevano essere scelte sulla base dell'esperienza, del curriculum, dei risultati raggiunti in passato, con una procedura scritta, e che doveva iniziare 6 mesi prima del termine del mandato. Cioè se il mandato dell'amministratore delegato, non so, di Ama è a dicembre 2016, il percorso per scegliere quello nuovo deve essere un percorso trasparente che iniziava 6 mesi prima. Addirittura mi ero spinto, forse era troppo, a dire che le candidature dovevano essere proposte da una serie di figure istituzionali, ma potevano essere anche proposte da un gruppo di cittadini che dicevano che quello era il candidato migliore per quella posizione. Il presidente del Consiglio Comunale, scelto dal Partito Democratico, Mirko Coratti, fece un'intervista dove disse: se Marino insiste, e qui l'ho riportato nel libro, se Marino insiste con questa delibera, quest'anno non passa il bilancio, il che significa che a 3 mesi mi davano l'avviso di sfratto. Ho capito, ma quello era il Partito Democratico, che non era mica allora capisci. Allora, quel tipo di messaggio non è arrivato solo all'ultimo, è iniziato addirittura a settembre, 3 mesi dopo, in mezzo c'era agosto, non è che... E quindi, devo dire che anche tutto questo sostegno, quando io arrivai a una decisione che io considero epocale per questa città, che è quella della chiusura 30 giorni dopo di Malagrotta, tutto questo sostegno, cioè io mi ricordo nel passato, come cittadino, quante volte abbiamo visto che il sindaco fa una cosa e il suo partito riempie la città di manifesti, avete mai visto un manifesto del Partito Democratico, diceva bravo, bravo sindaco che hai fatto questa cosa qua? Non l'abbiamo mai visto, ma è chiaro perché
e evidentemente c'erano molti, e queste cose sono state dette da membri del Partito Democratico, che avrebbero preferito riandare già allora alle elezioni, perdere le elezioni, che vincesse la destra e si potessero poi ricostruire quel tipo di consociativismo che i veri democratici, il popolo del Partito Democratico, perché il Partito Democratico non è un vertice, è un popolo, il popolo non lo vuole, il popolo vuole invece un cambiamento reale, ed era quello che insieme stavamo portando. Io credo, poi per concludere, che invece questo cambiamento non si deve e non si possa fermare. Ora, io non sono qui, lo ripeto, per dare indicazioni di voto, non ho mai immaginato di dover dire a persone intelligenti come quelle che hanno costituito parte civile che devono votare sulla base di quello che dice Ignazio Marino, devono votare sulla base di quello che dice il loro ragionamento, la loro coscienza, la loro analisi dei dati, la loro capacità. Io credo, certamente stiamo attraversando una fase buia, perché questo lo dico, mi sento di dirlo, non vedevo all'inizio, e non è cambiato nulla, all'inizio di questa campagna elettorale nessuna figura all'altezza di essere sindaca o sindaco di una capitale di un paese del G7. Penso che però dobbiamo continuare a lavorare nella direzione perché non troppo in là questa città abbia una guida, una classe dirigente che venga scelta dal popolo, che rispetti il volere del popolo, le indicazioni del popolo e che non risponda alle segreterie di un partito. Le polemiche che potevano esserci, e mi dispiace, non possiamo prendere tutte le domande perché... Ma tanto abbiamo domenica ci sarà un incontro al circolo, speriamo che saremo liberi di dire tutti quanti e non solo con le domande importanti. Aspetto che chiaramente grazie a tutti, se vuole può lasciare l'invito. E se arriva l'invito dal circolo del Partito Democratico, io ci sarò domenica alle 11 e Federica modererà l'incontro, e quindi continueremo la bella discussione.